Vanessa Incontrada, tutte lo vogliono. Che cosa? L'orgasmo. Tutte lo vogliono. È il titolo di un nuovo film che uscirà a brevi, di cui è protagonista Vanessa Incontrada. E qua c'è un servizio che appare su questa rivista, vedete? Io donna, oggi è Ferragosto, una grande festa oggi, cari amici, una grande festa. Questo è Io donna, l'inserto del femminile del Corriere della Sera. Oggi è sabato 15 agosto 2015 e qua si fa il marketing di questo nuovo film. Tutto incentrato sul sesso, tanto per cambiare. E tutte lo vogliono, intitolato così, tutte lo vogliono. Ma perché si deve sempre parlare, dell'orgasmo? Come se l'orgasmo fosse una specie di araba fenice. Che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia nessuno lo sa, ma perché? Ma come? Non è la nostra la società opulenta, una società liberata, Come mai questo il titolo di questo video? Tutte lo vogliono, fa riferimento all'orgasmo, Poi Vanessa Incontrada, questa bella figliola, ci dirà che nel corso della sua vita è stata pure in psicoanalisi. Ma com'è? Ma perché per conoscere come stanno le cose non si può fare a meno di leggere questa mia opera From Matriarchi to Patriarchi, capito? Capito, cari amici? Non si può fare a meno, altro che psicanalisti, Tanto per cominciare, il padre della psicoanalisi, Sigmund Freud, è stato quello che ha intorpidito le acque, capito? Perché ha detto Sigmund Freud che le donne hanno l'orgasmo non clitorideo, ce l'hanno vaginale. Cioè, siccome ai tempi di Sigmund Freud eravamo civilizzati al punto che non si poteva più fare la clitoridectomia, allora Sigmund Freud ha pensato di fare una bella clitoridectomia di tipo intellettuale. Ha detto che l'orgasmo femminile è solo vaginale, cioè in profondità, niente orgasmo clitorideo. Ma Sigmund Freud non ci ha mai spiegato perché con la nascita del patriarcato i maschi hanno cominciato a tagliare la clitoride. Mica ce l'ha spiegato perché gliel'hanno tagliata la clitoride, perché i maschi patriarchi erano molto più intelligenti di Sigmund Freud. I patriarchi si erano accorti che le donne godevano proprio con la clitoride, ed era un'offesa per i maschi che le donne godessero in superficie e non in profondità con il loro membro, capito? Con il loro membro virile, per cui la clitoride andava tagliata. E tutto ciò è ancora rimasto nell'immaginario collettivo. E le donne vanno alla ricerca dell'orgasmo in profondità. Però ci vuole Serafino Massoni, anche altri, come la brava sessuologa americana Cher Hyde, che però è stata cacciata via proprio qua. Lavorava su Io donna, lavorava qua. È stata cacciata via da Io donna, perché parlava sempre della clitoride. Cher Hyde, sempre della clitoride parlava. E la sessuologia maschile non poteva accettare che una grande sessuologa americana continuasse a suonare la musica della clitoride. L'hanno cacciata via, hai capito? Ecco cari amici, tu Vanessa Incontrada, se vuoi sapere come raggiungere l'orgasmo, devi seguire questa web TV di Serafino Massoni. E anche tu io donna, capito? Tutte lo vogliono, cari amici, tutte lo vogliono. Vabbè, dai, qua mi fermo. E a tutti tanti cari, buon Ferragosto e tanti cari saluti da Serafino Massoni.